Nello scorso episodio abbiamo visto quante ore perdevate su TikTok, Instagram e tutte le varie applicazioni. E abbiamo visto cose davvero assurde. 23 ore di Brawl Stars. Anzi, levategli il telefono, levategli. Ma oggi andiamo a vedere quanto tempo perdete ai videogiochi. Perché sapete ragazzi, invece di vedere magari TikTok, Instagram, Shorts e roba del genere, vediamo come spendete il vostro tempo all'interno dei videogiochi. Vediamo a cosa giocate e vediamo quante ore soprattutto passate all'interno delle console, PC, telefono, insomma chi ne ha più ne metta, ecco. 2611 ore su Genshin Impact. Il bro dorme con col pillow di Yiluk praticamente, fammi capire. Ma lasciate un like, un commento, un'iscrizione al canale, perché servono davvero un sacco a supportare questo canale qui e mi fanno andare avanti e mi danno tanta voglia comunque sia nel continuare altri video veramente interessanti come questi. Ma venite anche sempre in live su Twitch ragazzi, perché vi ricordo che ogni giorno alle ore 16 ragazzi sono sempre in streaming, e così non vi perdete queste live fantastiche insieme a tutti questi altri cimi qui. Quindi correte ragazzi in streaming, mi raccomando. E niente, vi lascio il video. Allora iniziamo già col primo, iniziamo. Vediamo un pochettino come lo passa questo qui. Cos'è Guardian Tales? Cos'è Guardian Tales? Che cos'è? Mi sembra tipo tanto uno di quei boh giochi in cui sei in un campo di tipo frustare delle persone per fargli raccogliere il cotone. The Sims, alla madonna di Dio! 226 ore e 13 minuti? Il bro ha fondato l'impero romano, il bro, qui dentro. Cioè, il bro ha fatto fighi fighi zomba zomba con chiunque. Vediamo un pochettino questo qui, vediamo, va. The Binding of Isaac, madonna, 614 ore! Me coglions, ma che è? Cosa? 2393 ore su Fortnite. Il bro è buga. Il bro è buga letteralmente. Ok campione, va benissimo. Raga, c'è qualcosa che non va in voi comunque. Come fate a passare 6 ore? 6 ore su Brawl Stars? Come fate? Ma che cosa avete? Tipo il telefono di vibranio che non vi si fonde, madonna santa. Cos'è? Ma come fate? Oddio. No vabbè sì, ma che bro, che gioco è pizza? Che gioco è pizza? O sei un napoletano e ti alleni tipo anche virtualmente a fare la pizza e non me lo spiego. Se no, ma come fai a avere 2587 ore su pizza? Ma che gioco è pizza? A Napoli lore, a Napoli gaming questo qui ragazzi. Ma che cosa ho appena visto? Cioè, c'è Sorbillo che tipo sta 24 su 24 a fare la pizza. Ragazzi, quando tipo c'è 5 minuti di pausa la fa anche sul gioco pizza. Cioè, ma che è? Madonna santa. Lui ha giocato per 3 giorni di fila a Doom. Cioè, il bro è appena diventato tipo, non lo so, lui è il diavolo nell'inferno praticamente. Ma che cosa ha fatto? Oh, abbiamo una griglia di giochi qui, abbiamo. Abbiamo Adventure Time con 5 ore. Ok, ma che giochi sono? Ma tu che giochi già? Ho giocato per tipo 2 ore a Poppy Playtime, poi si è rotto le palle. Ok, fantastico. Cos'è Island? Cos'è Island Saver? Cos'è Island Saver, ragazzi? Cioè, che gioco è Island Saver? Qualcuno spieghi qualcuno. Ehi, Sports, 134 ore. Boh, va bene. O lui è, non lo so, è Spalletti che prova ad allenare, non lo so, una squadra di calcio all'interno, fa la Weekend League, fa qualcosa del genere, non si capisce bene cosa faccia, o non lo so. Cioè, sì, per passarci così tanto tempo all'interno di FC, ce ne vuole, Che cos'è sta roba? Ah, ci sono le ore di gioco così. Non si capisce un cazzo. Questo si è fatto una maratona di Detroit Become Human, questo qui. Si è fatto un'intera maratona. Cioè, lui sì, si è venduto il gioco in 7 ore. Ma che pazzo. Cioè, riescono pure a spintronare Detroit Become Human, ragazzi. Ma che cosa sto vedendo? Lui c'ha Gene Brawl. C'ha Gene Brawl, ok. Brawl Stars, ok. E c'ha Nulls Brawl. Che cos'è Nulls Brawl? Come Brawl Stars con le... Quindi abbiamo beccato un cheater. Abbiamo appena beccato un cheater. Abbiamo appena beccato, ragazzi. Ma come? È legale, ah, ok, va bene. Call of Suarez, cos'è? Simulatore del cartello messicano, questo che cos'è sta roba? Escapist, 2 ore. Boh, neanche tanto. Boh, vabbè, poi Fallout 4, 70 ore di gioco. Alla madonna. No. Eccolo qui, l'amico di merenda. L'amico di merende del player di League of Legends e Valorant, e al tempo stesso anche Genshin Impact. Sì, ragazzi, eccolo qui, abbiamo appena trovato Crystal Sparkle, ragazzi. Il Discord mod per l'eccellenza. È un OG questo, Ale King è un OG. Il bro ha giocato per 74 ore di Plant vs Zombie. È un pazzo, il bro, il maestro. Oh, qualcuno che non gioca per tipo miliardi di ore intere a un gioco come Brawl Stars, FIFA, Fortnite. Che bello. Lui si differenzia dalla massa. Lui è diverso. Lui è il migliore. Come fai a stare un'ora su Subway Surf, ragazzi? Come fate a starci un'ora? Oh, io mi cago le palle. Voglio per ben 3-4 volte. Mi rompo le palle, mi rompo. O lui è un pazzo che per un'ora intera lui sta tipo in vita costantemente, tipo a correre. Si fa, non lo so, la Salerno Reggio Calabria, si fa in corsa lì col personaggino, o non lo so. Che cos'è Melon Sandbox? Ma che giochi sono, ragazzi? Ma che giochi giocate? Cos'è Evertech Sandbox? Questo qui, ma questo è un gioco di gara, ma questo qui si allena tipo, non lo so, andare sul front in Russia. Ma che fa? Ma
È tutta una catena di giochi di guerra. Ma il bro si sta allenando. E sta dicendo: io prima o poi vengo chiamato e mi alleno già qui, mi alleno. Ma è un pazzo. Oh, vabbè. Questo, cos'è Squad Busters? Oddio, un nuovo gioco che hanno inventato con l'idea della Super Serie. Immagino. Ma ha già droppato, ragazzi, questo gioco qui, raga. Ma ha già floppato. Non lo so, il bro si sta allenando per la Coppa Mondiale di Fortnite. Che cos'è? 1912 ore. Oh, questo esce fuori di casa, ragazzi. Sta sul balcone, oltre a fare un discorso, ragazzi, si mette lì e spara tipo ai vecchi, spara. Pazzo, il bro non si va da un mese, il bro. Ma che è? Porca miseria, porca Madonna santissima, 380 ore su Splatoon. Oh, il bro è un attivista che va in giro in Duomo e spara tipo vernice a manetta sui cavalli e sul Duomo intero. Caspita, ma che è? Cioè, ma che cos'è? Cosa sto vedendo? Cos'è Earth of Iron? Io già questa visione qui di sto gioco qui, non so cosa sia, ma già mi ispira molto un discorso particolare che fece un pelatino tantissimo tempo fa, mi ricorda qualcosa, mi ricorda. Però 406 ore sono un po' mi... Il bro vuole tornare all'Italia del 1900, cioè fammi capire. Lui 17 ore su Brawl Stars, ragazzi, immaginate se fosse tipo giornera sta cosa qui, ragazzi, farebbe veramente strano in culo, farebbe. Cosa? Come? Quando? Perché? 2611 ore su Genshin Impact. Il bro dorme con col pillow di Hiluk praticamente. Fammi capire. A grandezza naturale, sì. Lui è Genshin Impact. Porca trota. Precisamente il fatto è che tipo ha 7 ore giornaliere su Brawl Stars, 2705 ore su Fortnite. E che cosa gli devi dire a questo? Porca... Cioè, sì, ma che è? È l'uomo ninja qui in mezzo, ma che è? Basta Brawl Stars? No, zi, c'è troppa gente che ha veramente un botto di ore su Brawl Stars, è veramente, è preoccupante. Però non vedo più l'erba. Un uomo finalmente, veramente, che merita di essere chiamato uomo. Ha ben 525 ore su Mario, 1600 su Fortnite. Ti prego, te lo giuro su Dio, tocca l'erba. Esci fuori, tocca quella di MC, va bene lo stesso, va bene, ma non quella di... Porca miseria. Ma sì, non è credibile questa cosa qui. Questa dovrebbe essere... tendenzialmente di Christy Sparple. Ma il bro ha fatto ben 17 ore di Holy Up. Sono ben 17 ore di bestemmie. Cioè, siete consapevoli di questo, vero? Ah, beh, dai. Uomo di cultura a God of War. Ben 100 ore su God of War sono oneste. Lo ha pure platinato anche God of War. Uomo di cultura, ragazzi. Qua clap in chat. Uomo di cultura. Non lo so, poi uscirà fuori. Tipo, prenderà la prima cosa. Tipo, che ha una forma di ascia. La lancerà contro la gente. Però, vabbè, dettagli. Però, uomo di cultura. Dopo tutte le ore che ci ha passato, comunque, sia a giocarci. Però. No, non è possibile. No, zio, non è possibile. No, non sono vere. Non so. Cioè, non è, no. 2093 ore su Roblox, ragazzi. Lui è andato su Brookhaven e c'ha una famiglia lì che mantiene praticamente. Cioè, lui lavora. Lui vive su Brookhaven. Vive. Se no, non mi spiego. Se no, vive lì. Lui lavora. Fa l'operaio su Brookhaven e torna a casa da mangiare i figli. C'ha una vita secondaria su Brookhaven. Se no, non mi spiego. Ma che cosa ho visto? Che cacchio. Ha giocato tutti gli indie che vorrei giocare in questo momento. Project Playtime, ragazzi, lo vorrei giocare anch'io. Lo vorrei giocare quasi quasi. Five Nights at Freddy's Security Breach. 115 ore di bug e boh. Ma come è possibile, zi? Ma io non ho mai visto nessuno giocare a The Heyday. Che cos'è Heyday? Cos'è? Oddio santissimo. Tempo giocato 73 giorni di Minecraft. Questo qui, ragazzi, ha creato il suo intero mondo. Lui è stato il creatore del, non lo so, dell'intero ecosistema di MC. Chi sei tu? Questa è l'oro lacustre lore, questa qui, ragazzi. 29 milioni di blocchi di... Ragazzi, o è stato nel mondo di Surreal Power, nella sua survival, o non mi spiego qua. Ha creato l'impero romano tedesco e quello anche americano. Esatto. Questo è di Brawl Stars, ragazzi. Sono statistiche, vero? Sono ben 2000 ore di Brawl Stars, ragazzi. 2000 ore. Che cosa ti ha fatto la canzone per non aver tipo ascoltata per ben 31.000 volte? Hai un numero un po' particolare, fatelo dire, brodero, Hai un numero un po' nostalgico. 1940, hai un numero un po' nostalgico, bro. Ehi, tu! Quando entri in bagno il sapone per caso ti schifa? E ti schifa anche quando provi a premerlo? Perché se giochi per ben 3.000, per ben 4.000, mi rettifico, ore di Rainbow Six Siege, caspita, c'è qualcosa che non va, zi. Cioè, ma che stai scherzando? Ma zi, la sedia su cui sta lui è piena zeppa di scorregge, sdiarrate, sgommate di merda. Perché praticamente non la pulisce dal dopo secolo, praticamente, ragazzi, da quando sta a giocare a Rainbow Six Siege. Ragazzi, mi spiegate perché tipo tutti quanti siete, non lo so, volete sembrare tipo dei ninja?
ninja, dei TFU su Fortnite, ragazzi. Ma perché 1600 ore? Boh, non lo so, non sono normali, porca trota. Io non di più so MC per dettagli, Ma cos'è? Ark Survival. Ark praticamente cos'è? Sarebbe tipo il Jurassic Park però moderno? Ark è tipo Minecraft. Ah, ok. Quindi un altro che fa l'impero romano anche qui dentro per trascorrerci 500 ore. Ok. Orco! Oh! Oh! 6000 ore! Sei che cos'è? Dove stai? Questo vive la sua seconda vita è GTA 5. La sua seconda vita è la vita normale in IRL. È la prima vita che ha. È quella che fa su GTA 5. Quella che conduce su GTA 5, ragazzi. Porca miseria. 6000 ore. Ah sì. Cioè lui va a giocare di server roleplay. Se no non mi spiego. E lui è un boss di qualche importante, non lo so, costituzione criminale o non lo so. Cioè, o non mi spiego. 6000. Ragazzi, ho tantissime 6000 ore, ragazzi, Hollow Knight. Quanto ci avete mandato di giocarlo, ragazzi? Perché dicono che è bello Hollow Knight, ragazzi. E Apex Legends. Ok. Il bro ha 1618 ore. Io vorrei dire, che cosa sei? Sei tipo Vrat? Vieni tipo usata e piccata costantemente? Non lo so. Sei uno dei personaggi all'interno? Sei un champion all'interno, mi sa? Ma ragazzi, ma che cos'è Hearts of Iron? Cioè, che cos'è? Ma che siete tutti nostalgici siete? Ma perché tutti quanti volete rifondare la vecchia, enorme, non lo so, alleanza tra Germania? Ma oh, la smettete? Ma che è? Boh, vabbè, sì, sono tutti OG qui in mezzo. Cazzo, che mi giocherebbe uno svizzero. Oh, sì, io mi alzo. Io mi alzo, io me ne vado. Io me ne vado. Non è possibile. Lui è la classica persona che veramente, quando gli chiedi di uscire, ragazzi, risponde palesemente la sua segretaria telefonica. Ti dice appunto: ciao, salve, il credito da lei chiamato non vuole avere rotture di coglioni, vuole solamente giocare alla play e platinare Rainbow Six Siege e giocare a Fortnite e anche a FIFA 2021. Perché sennò non è possibile, ragazzi. Cioè, tu quando provi a chiamare queste persone qui, la suoneria ti manda a fanculo. Cosa ho appena visto? Il bro vuole fondere la Switch. Perché se lo vuole fare, lo saranno veramente in una posizione giusta. Perché, cioè, sì, 540 ore su Binding of Isaac, ragazzi. Cioè, la Switch inizia tipo a fare Diaz, 14 ore su Roblox. Ma che cacchio è? Il bro fa party con le vacche, con le bagasce su Roblox e c'è tipo sta tutta la notte. Se no non lo capisco, se no. Vediamo l'ultima, vediamo questo qui. Io voglio veramente capire. 2000 ore su Fortnite, davvero. Cioè, che cazzo del numerone della Madonna è? Cioè, ma quanti ninja e TV abbiamo? La fanbase che si stanno sviluppando piano piano. Ma quanti ne abbiamo? Oh, no, no, vi, prego. Ragazzi, oggi demoteremo Silly perché ha ben 300 ore su Rainbow Six Siege, Apex Legends pure, 1200 ore al passo su Fortnite, ragazzi. No, non ci sono i requisiti adatti, mi spiace.